Dalla Chiesa Cattedrale di Palermo trasmettiamo la liturgia della Domenica delle Palme, in cui si farà memoria dell'ingresso del Signore a Gerusalemme. La celebrazione, presieduta dall'arcivescovo Corrado Lorefice, sarà vissuta senza concorso di popolo, in base alle recenti disposizioni dell'arcidiocesi che ha recepito decreti e orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana.
Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Sorelle e fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio della Pasqua del Signore alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di palma e di ulivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Cristo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con esso un puledro. Legateli e conduceteli da me, e se qualcuno vi dirà qualcosa rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, a te viene il tuo re mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da somma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri travagliavano rami degli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide,
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù Re e Signore, e avviamoci in pace. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno,
che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho prestato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Ma tu, Signore, non stare.
discendenza di Israele. Dio mio, Dio mio, perché mi hai Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore. A gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo, re di eterna. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà.
Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda il traditore disse: Rabbi, sono forse io? Gli rispose: Tu l'hai detto. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose: Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù con loro andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro: La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla con le spade e i bastoni, mandati dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: Quello che bacerò è lui, arrestatelo. Poi si avvicinò a Gesù e disse: Salve, Rabbi. E lo baciò. E Gesù gli disse: Amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli?
Ma allora come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto tra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano, sebbene vi fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Gli rispose Gesù: tu l'hai detto. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: fai il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito? Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: anche tu eri con Gesù, il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: costui era con Gesù, il Nazareno. Ma egli negò di nuovo, giurando: non conosco quell'uomo. Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: è vero, anche tu sei uno di loro. Infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato, perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli risposero: a noi che importa? Pensaci tu. Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue. Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno di oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia. E presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come vi aveva ordinato il Signore.
Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase ancora stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù, chiamato Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba». Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i sacerdoti del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno a tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e le percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunto al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fieve. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio. Lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto, infatti, sono figlio di Dio». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo.
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: Davvero, costui era figlio di Dio. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano, ed esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Maddala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe. Anche lui era discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che gli si era fatto scavare su nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Maddala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: Dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: È risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: Avete le guardie. Andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
un'insolita domenica delle palme, per una singolare grande settimana. Dove sono, Dio, i tuoi fedeli che accompagnano esultanti il Cristo, nostro Re e Signore? Accresci, oh Dio, la fede di chi spera in te. Dalla dispersione, ovunque ci troviamo, accresci, oh Dio, la sapienza del nostro cuore, perché possiamo meglio riconoscere il vero Re che vuole entrare oggi nelle nostre vite, nelle nostre case, nelle nostre città impaurite e martoriate. Nella fede ci siamo affidati ad un Re che viene, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. Matteo cita Zaccaria 9, unitamente a Isaia 62, per cui l'ingresso di Gesù va letto come un segno, l'ingresso con un'umile bestia da soma, e un annunzio: dite alla figlia di Sion, che provoca la città, Sion, Gerusalemme, colui che viene come Re Messia, come Salvatore, disattende ogni criterio religioso, non risponde alle attese umane. Gesù non viene con le prerogative del Messia forte, trionfante, potente e giudice. Matteo fa cadere dalla citazione di Zaccaria questi attributi di giusto e vittorioso, non li cita, ma viene nelle sembianze del Messia debole, mite, pacifico, non violento, che rinunzia al potere e alla forza. Un Messia che sceglie la via della kenosi, dello svuotamento da ogni prerogativa di autoaffermazione. Non sopraggiunge con un cavallo, ma con un asino che deve restituire, che non gli appartiene, che prende in prestito da un altro, un ignoto, inconsapevole, prezioso strumento perché sia posto il segno e la parola salvifica del Messia umile. Un grande prete scriveva: quanti servi nascosti ha il Signore nostro. Ecco, sono sparsi ovunque, essi custodiscono in silenzio i segreti delle divine chiamate, non chiedono nulla, non disertano né tradiscono, forse non hanno una cognizione chiara del servizio che rendono né a chi lo rendono, ma in compenso quanto disinteresse e quale prontezza e devozione nel servire un Signore che non conoscono, prima di abbandonarci al pessimismo sul presente, sul domani della Chiesa, mettiamo in conto nella partita del bene queste forze preziose che lavorano senza sapere per il regno di Cristo. Gli direte che il Signore ne ha bisogno. Sì, Egli, questo Messia, convoca tutti dall'alto della croce, tutti. Lui attira, è l'uomo che si dona fino in fondo, è il Dio che ci ama fino a tanto, è il Messia che accetta di passare dall'osanna al crucifige, che prende la croce, che si fa crocifiggere da escluso, fuori dalla città, tra altri crocifissi, buoni e cattivi, un Salvatore che salva prendendo su di sé le ferite e il peccato degli uomini, il dolore e il peccato, il dolore di chi soffre e muore ingiustamente, di chi è privo del pane quotidiano e dell'amore, elementi essenziali per vivere e sopravvivere, pane e amore.
di chi muore solo, emarginato, calunniato, abbandonato, tradito, impoverito. Prende su di sé il peccato di chi confida in se stesso, nel denaro, nel potere, di chi confida nella forza e nella violenza, il peccato di chi contraffà il nome stesso di Dio e lo strumentalizza, rinnegando il vero volto di Dio che rifulge sul volto dell'umiliato del Golgota. Troppo violenti, troppo aggressivi nel quotidiano, abbiamo abitato il tempo e lo spazio consumando le relazioni mossi da uno smodato individualismo idolatrico, come sedicenti despoti. Non abbiamo riconosciuto il volto dell'altro, anzi lo abbiamo eliminato, cancellato, sopraffatto, con parole violente, con l'indifferenza, con scelte insensate, e lo abbiamo strumentalizzato per interessi personali o di parte. Lo abbiamo mercificato e sfigurato. Siamo stati violenti nelle stesse relazioni più belle, a casa, in famiglia, nel posto di lavoro, nelle relazioni sociali, nel quartiere, nella città, nelle piazze, nei luoghi del discernimento politico. Lo siamo anche con la casa comune, il piccolo pianeta che abitiamo. Abbiamo abusato la terra, violentato il mare, l'aria, avendo dimenticato che la terra è un giardino da custodire, da coltivare con cura e da consegnare alle nuove generazioni. Questo è il Re che viene a noi, che prende su di sé il dolore e il peccato del mondo. Il Re a cui abbiamo consegnato la nostra vita. Egli porta il vessillo della croce, mistero di morte e di gloria, di sconfitta e di vera vittoria. L'artefice di tutto il creato è appeso ad un patibolo, ma con il cuore ancora squarciato, aperto, per ogni donna e per ogni uomo di ogni tempo, un cuore squarciato, aperto, accogliente, fino a tanto. Il suo cuore di figlio di Dio, venuto nel mondo per assaggiare fino in fondo la nostra condizione umana, la nostra stessa precarietà, e per renderci partecipi dell'amore trasfigurante e rigeneratore di Dio Padre, per renderci figli di Dio, eredi dei beni eterni, della vita, della comunione e della gioia senza fine. Seguiamolo tutti con gioia e fiducia in questa insolita Domenica delle Palme, in questa singolare grande settimana che ci permetterà di essere raggiunti dall'eterno amore salvifico di Dio per noi uomini. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili,
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Carissime, carissimi, la passione del Signore Gesù ci ha ricordato che siamo stati amati senza misura. Con questa certezza, ora ci rivolgiamo al Padre. Preghiamo insieme dicendo: per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio. Anch'essa in diverse parti della terra conosce la passione. Incomprensioni, persecuzioni, a volte il martirio. Perché sappia associarsi nella fede al mistero della morte di Cristo e coglie dall'albero della croce il frutto della salvezza per tutti, noi ti preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Per tutta la società civile che in questo tempo è particolarmente provata, perché sia liberata dall'epidemia in corso e da ogni male, e con il tuo aiuto ciascuno ritorni sereno alle consuete occupazioni, rafforzato nello spirito di solidarietà e di servizio, noi ti preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per coloro che sono crocifissi dal dolore, dalla prepotenza e umiliati nella loro umanità, per coloro che hanno contratto il virus della nuova peste e soffrono nella solitudine il loro male, lontani dai loro affetti familiari. Perché vivano sempre questo momento di passione uniti a Cristo tuo Figlio, sperimentino presto la grazia della guarigione del loro corpo, della loro mente e del loro spirito. Noi ti preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti coloro che si prodigano al servizio del bene comune di chi soffre, perché i medici, gli operatori sanitari, in prima linea nel compimento del loro servizio, sentano forte il tuo sostegno e il tuo conforto e siano segno efficace del tuo amore e della tua compassione. Noi ti preghiamo. Per la passione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per noi qui convocati dall'amore di Dio, siamo invitati dalla Chiesa a rivivere in questa settimana santa i misteri di Cristo che muore e risorge per noi, perché la nostra partecipazione alle liturgie sia sincera e ci avvicini sempre più al Signore e ai nostri fratelli. Noi ti preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Accogli, o Padre, la nostra preghiera, perché nell'ora oscura della sofferenza mai ci venga a mancare la luce che splende oltre la croce.
per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva la demanda di questo sacrificio e onore e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Dio onnipotente, la passione del tuo unico figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma l'ottenga dalla tua misericordia questo unico, mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi ad una ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, nell'alto. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e il nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri San Mamiliano, Santa Rosalia, il Beato Giuseppe Puglisi e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace. Secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci uno sguardo di pace e di tenerezza. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Padre, se questo calice non può passare senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. Ho detto con sgomento: ogni uomo è inganno. Padre, se questo calice non può passare senza che io lo sia fatta la tua volontà. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Padre, se questo calice non può passare senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà.
preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinate il capo per la benedizione. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dalla Chiesa Cattedrale di Palermo abbiamo trasmesso la liturgia presieduta dall'Arcivescovo Corrado Lorefice della Domenica delle Palme, memoriale dell'ingresso del Signore a Gerusalemme. Vi ringraziamo per il vostro ascolto e per aver pregato con noi.